investimenti. Segnalo che purtroppo questo rispetto dei piani quinquennali di investimento, sia da parte di soggetti molto partecipati dal pubblico che da parte di soggetti partecipati quasi esclusivamente da privati, questo rispetto degli obblighi di finanziamento dei piani quinquennali molto spesso non è stato rispettato. E questo è un grave danno in termini di crescita del Paese, di sicurezza delle tratte autostradali. Quindi, nonostante che appunto abbiamo avuto diversi casi in cui non si sono realizzate le opere convenute, però la strada che continuiamo a pensare sia la strada giusta sia quella che le ho ribadito, e i due casi che si potranno verificare eventualmente di società in house non inficiano la politica generale del Governo in questo settore. La ringrazio. Facoltà di replicare il deputato Garofalo. Prego. Ma ringrazio il Ministro ovviamente per la chiarezza con la quale ha risposto alla nostra interrogazione. Certo, noi siamo assolutamente interessati affinché il processo di non solo di privatizzazione ma anche di efficientamento dell'intero asse autostradale vada avanti. Ovviamente guardiamo con molta attenzione affinché tutto questo si realizzi nel pieno rispetto alle regole comunitarie, che si realizzi nell'interesse però soprattutto dei cittadini, perché anche se in maniera, anche se possibile, come le norme comunitarie lei poc'anzi ha sottolineato, consentirebbero la prosecuzione quindi di alcune concessioni autostradali solo nel caso in cui la società diventa una società interamente pubblica, poiché queste non sono società interamente pubbliche, io penso e noi pensiamo che in questo caso andrebbe portato avanti un piano sempre nella direzione della privatizzazione, liberalizzazione, cioè in maniera tale da accrescere quella concorrenzialità che abbiamo ormai sperimentato, porta sicuramente benefici per tutti in tutti i settori. Del resto lo Stato ha una serie di misure per poter controllare l'efficienza e la serietà delle società che devono ottemperare a quanto nei contratti previsto. Lo può fare sia in termini di vigilanza, ma anche in termini di, direi, di garanzia rispetto agli utenti con tutti quegli strumenti che abbiamo messo in campo, che sono la tutela delle garanzie in termini di golden power che abbiamo proprio previsto per le infrastrutture. E su questo quindi spero che il Governo stia non solo molto attento, che indirizzi anche altri enti in questa direzione in maniera tale da evitare di impiegare denaro pubblico, che poi è dei cittadini, per fare acquisizioni quando è possibile invece recuperare denaro privato per dare ai cittadini servizi migliori e assolutamente non impelagarsi in quotazioni e in valorizzazione di asset pubblici per acquistarli dai privati. Grazie. La ringrazio, così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16:15 con il seguito della discussione della proposta di legge recante modifica alla legge 4 maggio 83 numero 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. La seduta è sospesa.